oltre chiaramente a essere un grande amico ormai per tutte le battaglie che insieme abbiamo fatto, possa diventare il primo ministro più giovane d'Europa. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie di essere qui. Il mio grazie prima di tutto va alle tante persone che hanno deciso di metterci la faccia col Movimento 5 Stelle, sia nei collegi plurinominali che nei collegi uninominali. Chi ha deciso di metterci la faccia anche a questo giro, candidandosi alla Camera e al Senato senza paracadute e senza essere paracadutati in qualche posto d'Italia dove c'erano collegi sicuri, sono persone che hanno deciso di mettere in gioco una parte della loro professionalità, della loro storia personale, della loro vita. E non lo dico esagerando, guardate ad Orietta Berti che cosa hanno combinato per aver detto che votava per noi, l'hanno denunciata all'AGCOM. Non è una cosa che salva qualcuno. Chi ci mette la faccia con noi decide di scegliere da che parte stare. E quando scegli da che parte stare in un paese in cui tutti gli altri stanno insieme, tutti gli altri hanno sempre fatto inciuci per sopravvivere, vieni a sapere poi che le persone ti attaccano, che i giornali da quando eri un eroe diventi subito un demone. Abbiamo visto troppo spesso accadere e accadrà anche questa volta, quindi il mio grazie va a tutte le persone che hanno deciso di scegliere, di partecipare e quindi di iniziare a cambiare. A questo giro con noi ci saranno tante personalità del mondo dell'università, della ricerca, dell'imprenditoria, del mondo della chirurgia, della cardiochirurgia, persone che vengono dal mondo delle battaglie dell'ambiente, delle associazioni. Ci sono due medaglie d'oro olimpiche, tra cui Domenico Fioravanti. Ci saranno docenti universitari che studiano e lavorano in Europa, che hanno portato avanti grandi progetti di economia. Con noi ci sarà Gianluigi Paragone, che ha diretto la gabbia sulla 7 per anni, il comandante Gregorio De Falco, che conoscete per il caso della Costa Concordia, Emilio Carelli, che ha fondato il TGCom, il TG5, Sky TG24, giornalisti come quelli che si sono candidati, alcuni di questi hanno partecipato a grandi inchieste della storia del nostro paese che hanno portato anche a dimissioni di presidenti della Repubblica. Con noi ci saranno tante professionalità e competenze che soprattutto, oltre a metterci la testa e quindi la conoscenza, ci metteranno il cuore, che è la cosa più importante nelle politiche pubbliche, perché tutti siamo bravi a far quadrare i conti. Ma il vero tema è che mentre stai facendo quadrare i conti dello Stato ti devi chiedere che effetti stanno avendo le tue riforme sulle persone. Quando fai la riforma delle pensioni ti devi chiedere che fine facciano le persone che devono andare in pensione e i giovani che devono entrare nel mondo del lavoro. Io le ho chiamate super competenze perché ci metteranno la testa e ci metteranno il cuore. Quando faremo la spending review, tagliando le spese inutili, ci premureremo prima di tutto di far rispettare un po' di giustizia sociale, cominciando a tagliare tutto quello che non serve, ma soprattutto tutto quello che vi fa arrabbiare. Non credo che nessuno potrà mai venirci a dire che non siamo stati coerenti e non siamo stati corretti nei confronti dei cittadini, perché vi avevamo detto che ci saremmo tagliati i vitalizi e a noi si applica la legge Fornero, mentre tutti gli altri si sono tenuti il vitalizio. A noi non si applica la regola per cui se hai un doppio incarico ti prendi due stipendi, rinunciamo al doppio stipendio e ci tagliamo quello che prendiamo. E chi non rispetta queste regole è fuori dal Movimento 5 Stelle, non assecondiamo alcun comportamento sbagliato, alcun comportamento truffaldino, e ve lo dimostrerò sempre, come ve lo dimostreremo e ve l'hanno dimostrato Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio in tutti questi anni. È una grande scuola politica questa comunità del Movimento 5 Stelle, perché abbiamo imparato sulla nostra pelle che cosa significa rappresentare quella parte di popolazione che è sempre stata tagliata fuori dalle politiche pubbliche. Negli anni in cui parlavamo di pensione di cittadinanza e di reddito di cittadinanza, ci dicevano che non c'erano le coperture, che eravamo dei qualunquisti, che eravamo dei demagoghi, e poi negli stessi anni trovavano 20 miliardi di euro per salvare le banche e altri 20 miliardi di euro per fare il Jobs Act e precarizzare la vita dei giovani italiani e dei meno giovani che perdevano il lavoro. Pensateci un attimo, ogni volta che abbiamo provato a difendere quella parte di paese che era stata abbandonata,
venivi tacciato di essere un qualunquista, un demagogo e un incompetente. Ogni volta invece che loro favorivano la parte di paese che non andava favorita, erano degli statisti e erano quelli d'esperienza. Ed è logico perché lo facevano. Perché il giorno in cui si è capito che si poteva fare politica senza rimborsi elettorali, che si poteva fare politica senza prendere i soldi dalle grandi lobby, che si poteva fare politica e si poteva entrare nelle istituzioni senza avere dalla tua parte qualche cancelleria europea o qualche loggia massonica, è caduto il loro paradigma. E io non sono qui a dirvi che il Movimento 5 Stelle è una delle forze politiche italiane e riesce a sopravvivere tagliando gli stipendi ai propri parlamentari o non prendendo finanziamenti pubblici o non prendendo grandi finanziamenti privati. No, io sono qui a dirvi che proprio per questo il Movimento 5 Stelle è diventata la prima forza politica italiana e il primo movimento d'Europa. E a me fanno ridere quando dicono che non abbiamo le competenze per governare il paese. Eppure basta guardare le liste, loro fanno a gara a mettere dentro o impresentabili o gente di partito. È incredibile, due giorni ho girato la Sicilia, la Boschi è candidata in tutti i luoghi della Sicilia. Poi ero a Bolzano qualche settimana fa, era candidata anche lì. Vai a Piacenza, è candidata anche lì. Da noi non esiste questa roba qua, noi abbiamo delle regole ferree che devono servire a garantire a voi che chi eleggerete del movimento nelle istituzioni lavorerà per voi e non per se stesso. Perché quando si entra nelle istituzioni tutti possono cambiare e cedere alle tentazioni di quei palazzi ed è per questo che è sano introdurre delle regole che le forze politiche dovrebbero darsi, tutte. Da noi ti puoi candidare solo se sei residente nel territorio dove ti candidi, perché rappresentare il territorio presuppone la conoscenza del territorio. Ditemi se la Boschi viene eletta a Catania, che cosa rappresenterà di Catania nei 5 anni di mandato suo? Non la vedrete mai più. Come da noi, non solo se sei condannato in via definitiva non puoi candidarti, ma anche se sei condannato in primo grado e anche se durante le inchieste escono fuori delle cose indecenti, non c'è bisogno neanche della condanna in primo grado, vieni messo alla porta oppure non ti fanno entrare nel movimento. In Campania il centrodestra, la mia Campania, ha candidato come capolista l'autista di Raffaele Cutolo, il boss che fondò la nuova camorra organizzata, si chiama Luigi Cesaro, al secolo Gigina Corpetta, ed è lì, da anni in Parlamento, viene ricandidato non come uno dei candidati, come capolista. E il bello è che fanno anche i manifesti Forza Italia, onestà, competenza e saggezza. Questo è quello che noi opponiamo a loro. Le persone che vedete dietro di me che si candidano col movimento non sono super uomini o super donne, non sono persone superiori. Queste persone dovranno osservare delle regole e se non le osserveranno vuol dire che staranno tradendo il vostro mandato e ci premureremo noi di farle rispettare. Una regola che abbiamo introdotto: se qualora qualcuno si dovesse svegliare una mattina e decidere di passare al gruppo misto in un'altra forza politica, nelle altre forze politiche viene incoraggiato, da noi viene multato con una multa di 100.000 euro che daremo in beneficenza. Così ci pensierà due volte. E questo è solo un palliativo, perché ve lo dico qui, se doveste mandarci al governo della nazione, io vi assicuro che una regola che dice che se tu entri in Parlamento con i gialli, vuoi passare con i rossi, ne hai diritto, ma te ne torni a casa e ti fai rieleggere, non stai lì dentro a venderti al miglior offerente. Ce ne sarebbero tante altre di regole da raccontare, ma credo di aver dato il senso di quello che sto dicendo. Non sono i programmi che fanno la differenza, ma i programmi uniti alla credibilità di chi ve li presenta. Perché se ve li andate a leggere i programmi di tutti gli altri, non troverete un programma brutto. Io non lo conosco un programma elettorale che dice che vi aumenteranno le tasse, che utilizzeranno la sanità come bancomat. Pensateci un attimo, passiamo il tempo a discutere in questo momento tra flat tax 80 euro e rimodulazione delle aliquote IRPEF. E qualcuno mi chiede: che ne pensa della flat tax di Berlusconi? Che ne pensa degli 80 euro di Renzi? E io dico sempre:
Il merito non c'entra niente. Questi signori l'hanno già governata l'Italia. Se la volevano cambiare, la cambiavano quando la stavano governando. La smettano di prendere in giro gli italiani, la smettano di illudere gli italiani. Però vi dico anche, smettiamola di farci prendere in giro e smettiamola di farci illudere da questi signori. Io vi chiedo solo un po' di memoria, perché con la memoria sopravviviamo a questa campagna elettorale. Invece se pensiamo solo a quello che si sta dicendo in questi giorni, allora sono tutti bravi, sono tutti credibili e magari molti sono anche più autorevoli di me, perché li vedete da più tempo. Ma la memoria è importante per ricordarci che la flat tax Berlusconi l'aveva proposta nel 94, nel 94 non l'ha mai fatta, sono passati 20 anni, oltre 20 anni, che Renzi ha governato per 3 anni, adesso dice che vuole fare aiuti alle famiglie. Quando è stato al governo ha fatto aiuti alle banche e alle lobby con i suoi decreti e le sue leggi. Io vengo qui a dirvi che nulla sarà semplice, che non potremo cambiare il paese dall'oggi al domani, ma vi prometto che inizieremo a cambiarlo, soprattutto nel verso giusto. Qual è il verso giusto? Non è nella destra e nella sinistra, né un programma liberale, né un programma socialista, né un programma comunista, non c'entrano niente queste cose qua. Ricordiamoci sempre che la sinistra, che doveva difendere i lavoratori, ha abolito l'articolo 18 e fatto il Jobs Act, che ha precarizzato ancora di più la nostra vita. E ricordiamoci sempre che la destra, che doveva aiutare le imprese, ha usato Equitalia e gli studi di settore contro i professionisti e gli imprenditori. Quindi il punto non è la destra e non è la sinistra, il punto è migliorare la vostra qualità della vita. E per migliorare la vostra qualità della vita, la vera sfida non è aumentare di un punto il PIL o aumentare di 10 punti l'occupazione giovanile o l'occupazione generale. La vera grande sfida di un governo è farvi percepire il miglioramento nella vostra vita. Perché qui ci possiamo dire che la disoccupazione giovanile è calata, che l'occupazione è aumentata e che il PIL cresce più dell'anno scorso. Ma a che serve se nella vostra vita non cambia niente? A che serve se nella vostra vita non percepite un miglioramento? Anzi, quei dati sono controproducenti, perché a me piacerebbe dire che è veramente aumentata l'occupazione, ma in realtà molto spesso mi scrivono giovani italiani che mi dicono: ma è mai possibile che sono l'unico a non trovare lavoro in Italia, visto che i TG ogni giorno dicono che la disoccupazione giovanile sta calando? E io gli rispondo sempre: non farti scoraggiare da questi dati, perché sono dati che sono totalmente perversi. Sono dati che non hanno un'attendibilità, perché la disoccupazione giovanile si calcola tra chi cerca lavoro e chi trova lavoro. Chi non lo trova è disoccupato. Ma se io smetto di cercare lavoro perché ho perso le speranze o me ne vado all'estero, la disoccupazione giovanile cala. E quando vedete il Presidente del Consiglio che si vanta del calo della disoccupazione giovanile, si sta vantando degli espatriati, degli emigrati e degli inattivi. Di questo si sta vantando. E quando lo vedete vantarsi dell'occupazione che aumenta, non chiedetegli quanti contratti in più abbiamo fatto quest'anno di lavoro, ma quante ore in più abbiamo fatto di lavoro. Perché aumentano i contratti, ma diminuiscono le ore. Mancano 1 miliardo di ore di lavoro all'appello rispetto ai periodi pre-crisi. E non è un caso, perché oggi, grazie al Jobs Act, al decreto Poletti, ai pacchetti Treu, che poi sono tutti stati fatti dalla sinistra, il paradosso dei paradossi, vi ritrovate oggi un paese in cui il 33% dei contratti interinali dura un giorno. Andate a dire a quei ragazzi che stanno lavorando con un contratto di un giorno, andate a dire a quei cinquantenni, a quei sessantenni che con un contratto di un giorno hanno trovato lavoro. E la vera beffa è che con questi contratti un giorno di lavoro nel calcolo dell'occupazione vale una settimana di lavoro nel calcolo dell'Istat. Ma di che stiamo parlando? Io veramente posso venire qui a dirvi che dovete rallegrarvi perché questi dati aumentano. Io voglio fare una cosa: ristabilire un po' di equità sicuramente e cominciare, come abbiamo sempre fatto come movimento, non a fare nuove leggi con bei titoli, ma a stanziare soldi nella direzione giusta.
Allora migliorare la qualità della vita degli italiani significa affrontare i grandi temi: lavoro, pensioni, sanità, istruzione. Se vogliamo affrontare queste questioni, quando ci ritroveremo al governo non dovremo fare riforme, dovremo fare una cosa, che è quella di cui si occupa anche Alessio nella sua commissione: una legge di bilancio a fine anno che prende i soldi da dove non serve e li mette dove serve. Dove servono i soldi? Sicuramente nella scuola, perché se oggi vogliamo fare l'unica vera riforma della scuola che serve, è uno stanziamento di miliardi di euro verso la scuola in linea con gli stanziamenti che si fanno a livello europeo, perché il primo obiettivo non è creare un'altra buona scuola, il primo obiettivo semmai è abolire la buona scuola e mettere finalmente un po' di soldi per fare in modo che quando mando mio figlio a scuola non gli cada il tetto sulla testa, non faccia lezioni in un'aula di 30 studenti e non cambi insegnante ogni 6 mesi. Vogliamo parlare di pensioni. Che paese è un paese in cui i poveri sono diventati pensionati? Se andate alle mense dei poveri vi diranno che il 70% degli italiani che vanno lì sono pensionati. E quei pensionati sono persone a cui viene erogata una pensione dallo Stato sotto la soglia di povertà relativa. Cioè l'Unione Europea ci dice: questa è la soglia di povertà relativa, la soglia per cui non riesce ad arrivare, sotto la quale non riesce ad arrivare a fine mese, e lo Stato gli eroga una pensione minima sotto quella soglia. Dopo 30 anni di lavoro non ti danno neanche una pensione per arrivare a fine mese. Dopo 4 anni in Parlamento senza neanche lavorare si prendono una pensione di 1000 euro a 60 anni o di 2000 euro a 60 anni. Allora sulle pensioni dobbiamo fare due cose. Superare gradualmente la riforma Fornero. La legge Fornero non è un problema dei meno giovani, è un problema dei giovani. Se i giovani non riescono a trovare lavoro è anche perché si è impedito di andare in pensione a chi ci doveva andare. E per far andare in pensione noi abbiamo due proposte: quota 41 e quota 100. Se hai fatto 41 anni di lavoro devi andare in pensione, ma se la somma dell'età anagrafica e dell'età contributiva raggiunge il numero 100 comunque devi andare in pensione, perché non puoi aspettare i 41 anni di servizio se hai perso lavoro a 50 anni e per 10 anni non trovi lavoro. Ma questo per garantire lavoro ai giovani, a quelli là che devono entrare nel mondo del lavoro. E allo stesso tempo istituire una pensione di cittadinanza che viene dalla legge che ha firmato Nunzia Catalfo in questi anni e che in questo momento prevede che le pensioni minime non stiano al di sotto della soglia di povertà, cioè i 780 euro al mese. Tutto questo pacchetto, le pensioni minime e il superamento della legge Fornero, la pensione di cittadinanza e il superamento della legge Fornero, costano meno di quanto è costato il solo Jobs Act quando lo hanno fatto, costano meno di quanto è costato il provvedimento di salvataggio delle banche. Quindi quando vi dicono dove trovate i soldi, rispondetegli sempre che questa domanda è legittima, ma non dove trovate i soldi per la pensione di cittadinanza o per il superamento della legge Fornero. In questo paese al massimo ci dobbiamo chiedere dove troviamo i soldi per finanziare un unico palazzo come la Camera dei Deputati che costa 1 miliardo di euro all'anno, dove troviamo i soldi per finanziare un palazzo come il Senato da 500 milioni di euro all'anno. Invertiamo le priorità, mettiamo davanti le persone che sono in difficoltà e poi ci mettiamo tutte le altre spese. Vedrete che i soldi cominceranno ad uscire anche per le altre spese. Il lavoro non è uno slogan, il lavoro deve essere un lavoro di qualità. E su questo dobbiamo sicuramente lavorare sull'istruzione, perché se voi oggi andate a incontrare le aziende che stanno fornendo i macchinari alle aziende italiane, quelle di industria 4.0, quelli che stanno robotizzando i processi dove lavorava l'uomo, vi diranno: è vero che noi stiamo dando macchinari alle aziende per sostituire il lavoro dell'uomo, ma ci servono tante altre professionalità che non riusciamo a trovare. E io gli chiedevo: ma avete bisogno di un corso di laurea specifico, di un'università specifica? E loro mi rispondevano sempre: no, basta che ci rimettete in sesto gli uffici, gli istituti tecnici e gli istituti commerciali, che sono diventati la cenerentola dell'insegnamento italiano, dell'istruzione italiana, e che invece se ce li rimettete in sesto, oggi li possiamo utilizzare per mettere giovani a lavorare nell'industria 4.0. Ma il lavoro è anche reddito di cittadinanza, perché a differenza degli altri
che hanno dato soldi senza chiedere nulla in cambio alle persone, quindi creando strumenti assistenzialistici, noi creiamo uno strumento che si chiama reddito di cittadinanza, che permette al datore di lavoro di poter rinnovare le persone che lavorano per lui perché magari ha bisogno di un'altra professionalità. Ma a colui che viene licenziato, non di finire in mezzo ad una strada, ma di entrare in un percorso di formazione che ti reinserisce lavorativamente. In tutti i paesi europei esiste la flex security, che è un meccanismo per cui se un'azienda ti licenzia, lo Stato ti chiama e ti dice: guarda, ti devi formare per questi lavori che in questo momento hanno una grande domanda in Italia. Ti formi, poi ti faccio 3 proposte di lavoro. Intanto che ti formi, io ti do un reddito, perché non devi rimanere con la tua famiglia in difficoltà, con i tuoi figli in difficoltà, perché tu e tua moglie avete perso il lavoro. Mentre ti do il reddito, però, mi dai anche 8 ore gratis di lavoro al tuo comune, in modo tale che aiuti il tuo sindaco e la tua amministrazione a gestire i servizi comunali. Poi arriva il momento, l'ora X, in cui ti faccio 3 proposte di lavoro. Se non le accetti, perdi il reddito. Se le accetti, perdi il reddito perché trovi lavoro. Questa misura vale per i giovani e vale per i meno giovani, soprattutto quelli che devono aspettare ancora tanti anni prima di andare in pensione e perdono il lavoro a 60, 58 anni, quelle persone lì. Questa misura serve a dire: tu che hai lavorato per 30 anni in quel posto, adesso non posso pretendere da te che trovi un lavoro senza neanche riqualificarti, senza neanche riformarti. Io ti do un'occasione di riqualificarti lavorativamente. Se la vuoi cogliere, ci sono dei diritti doveri verso lo Stato. Se non la vuoi cogliere, allora vorrà dire che non ti meriti un aiuto da parte dello Stato. Questo è l'atteggiamento che vogliamo avere. Lo sapete quanto costa tutta sta roba? 17 miliardi di euro. Ora, noi 17 miliardi di euro per 3-4 anni abbiamo sempre risposto dove li andiamo a trovare. Io vorrei chiedere a quelli che stanno promettendo anche la batteria di pendolo in omaggio insieme alle loro riforme: dove vanno a trovare i soldi per le loro mega riforme che costano molto più delle nostre e che fanno parte degli slogan di questa campagna elettorale? E infine la sanità. Dobbiamo partire sulla sanità da un punto di partenza che è fondamentale. Lo diceva pure qualche candidato prima, probabilmente. La sanità lavorerà per voi e non per la politica dal momento in cui la politica smetterà di nominare i manager della sanità, altrimenti non ne usciremo mai da questo circolo vizioso. E se ne vogliamo uscire, allora abbiamo bisogno di una forza politica al governo che non si nutre di questi poltronifici nelle sanità, che non si nutre degli sprechi che si stanno pagando con le vostre tasse in questi anni, che cominci veramente a mettere mano al bilancio dello Stato e a tagliare un po' di risorse. Un'ultima cosa: voi avete sentito parlare spesso di crescita economica, ma più importante della crescita economica c'è la crescita demografica, perché possiamo parlare di sanità, di istruzione, di pensioni, di lavoro, di tutto quello che vorrete, ma in questo momento, se non aumentiamo il numero di nascite in Italia, noi tra circa 30 anni saremo il terzo paese più anziano del mondo e non riusciremo mai più a pagare pensioni, sanità, istruzione o altro. Siamo l'ultimo paese per nascite in Europa, l'ultimo. La Francia è il primo paese per nascite in Europa. Non è che i francesi abbiano questa voglia di fare figli diversa dalla nostra. Anche perché da uno studio del 2015 viene fuori che l'Italia è il primo paese per voglia di fare figli e l'ultimo che ne fa. Quindi sono andato a vedere che cosa fanno in Francia per capire quale fosse il segreto e ho scoperto che loro spendono il 2,5% del PIL in aiuti alle famiglie che fanno figli. E ve li voglio dire concretamente quali sono questi aiuti. Fino al terzo figlio ti pagano pannolini, babysitter, asili nido, ti danno corsie preferenziali quando devi avere a che fare con la pubblica amministrazione e con la sanità, assegno di istruzione e assegno di mantenimento fino al terzo figlio. Allora, i figli sono un atto d'amore, però sapere che lo Stato è dalla tua parte quando li fai nascere e che lo Stato è dalla tua parte se durante la tua vita della tua famiglia perdi il posto di lavoro e con il reddito di cittadinanza ti reinserisce in un altro lavoro
e che dopo ti dà una pensione sopra la soglia di povertà e non sotto la soglia di povertà, ti fa venire più voglia di farti una famiglia, ti dà più sicurezza per farti una famiglia. Bene, l'Italia è un paese in cui l'1% della popolazione possiede il 25% della ricchezza nazionale. E quell'1% non sono i ricchi, quell'1% sono un'elite privilegiata a cui hanno fatto leggi e hanno stanziato soldi ingiustamente negli ultimi 30 anni. Adesso è il momento di governare per l'altro 99% di persone. Quel 99% che ha ricchi, meno ricchi e poveri, che ha dentro i cittadini italiani che sono stati abbandonati. Lo possiamo fare tutti quanti insieme, ci dovete dare una mano però, perché come vi diceva Alessio prima, il grande problema è la disinformazione che fanno contro di noi, e ogni giorno sarà così, ma hanno ragione a fare così, perché noi siamo davanti e loro ci stanno inseguendo, noi siamo la prima forza e loro non riescono più a fare l'inciucio. La legge che hanno fatto contro di noi, Rosatellum, era stata progettata per far mettere insieme loro il giorno dopo, ma non avevano calcolato che il PD dal 28 è passato al 20%, sta crollando, e Berlusconi ha un partito che al massimo arriverà al 16%. Non fanno più 51%, non hanno più gli incastri. Gli è andata male perché nella storia della Repubblica quando fai una legge contro qualcuno si ritorce sempre contro di te. E oggi... Forza Italia, verificateli questi dati, Forza Italia più Lega non fanno più 51%, PD più Forza Italia non fanno più 51%, e noi con i numeri che abbiamo probabilmente triplicheremo il numero dei parlamentari. Ed è anche per questo che abbiamo deciso di aprire le nostre liste alle migliori energie e competenze del paese, alle persone che rappresentano delle battaglie storiche in Italia, perché non volevamo fare come tutti gli altri che si mettevano i propri quando si cresceva. Abbiamo deciso di dare un'opportunità a chi vuole combattere la battaglia della sua vita in Parlamento, magari dal governo, ma una cosa è certa: noi saremo il primo gruppo parlamentare del Parlamento e per questo, per fare un governo, dovranno venire per forza da noi oppure si torna a votare, e questa è una promessa che vi faccio. Non vogliamo lasciare il paese nel caos. È per questo che ci prendiamo la responsabilità di presentarvi una squadra di governo prima delle elezioni, conoscerete i nostri ministri prima delle elezioni, e la sera delle elezioni ci prenderemo la responsabilità di provare a formare un governo per non lasciare l'Italia nel caos in cui l'hanno buttata, con una legge elettorale che doveva creare incertezze per mettergli l'inciucio, ma gli è andata male perché l'inciucio non è più possibile, numeri alla mano. Io spero di poter avere sempre l'affetto che ho ricevuto e che abbiamo ricevuto dalla Sicilia in tutti questi anni, perché la Sicilia è sempre stata la regione che ci ha voluto bene, che ci ha accolto e ci ha sostenuto. Nel 2012 abbiamo ottenuto il 18% e dopo tre mesi nel 2013 alle politiche abbiamo ottenuto il 25% e siamo diventati la prima forza politica del paese. Adesso abbiamo ottenuto il 35% alle regionali e credo che qualsiasi risultato sia alla nostra portata. Basta crederci e basta dare il massimo. Partecipa, scegli, cambia. Grazie. Salve, salve, Luigi Arvia.